Buonasera dal Palazzo Municipale di Massa Lubrense. Buonasera signore. Buonasera. Siamo qui per questa mostra fotografica Donne in un mondo di uomini. Storia e storie dell'8 marzo. È una mostra a cui teniamo molto e che vuole essere forse una logica continuazione di quanto è stato fatto per il 25 novembre, l'Orange Day, la giornata contro la violenza sulle donne. Il nostro scopo era quello di dare visibilità a quelle donne che normali, non dei modelli raggiungibili, come diceva la curatrice della mostra. Le donne di tutti i giorni. Donne comuni che lavorano in un mondo di uomini, che si fanno largo e si sono fatte largo in un mondo di uomini, raggiungendo anche delle posizioni apicali, e che qualche volta anche purtroppo rimettendoci la vita, come il caso del giovane sindaco messicano. E poi volevamo dare risalto ad una categoria, quella delle impiegate comunali, che magari hanno un lavoro rutinario, di poca visibilità, ma comunque utilissimo per la macchina comunale. E questo forse, con un po' di presunzione, ci siamo riusciti. Ma dietro un grande uomo c'è sempre una donna, è vero. Il lavoro della donna magari non si vede, ma è quello più fattivo. Vero? Dedichiamo questa mostra a tutte le donne, a quelle più note e a quelle meno note. Infatti non a caso ci sono donne importanti che hanno rivestito da un punto di vista istituzionale ruoli importanti, come donne sindaco, come Giusy Nicolini o come Giusy Armato, però nello stesso tempo abbiamo anche le dipendenti comunali. Abbiamo donne che combattono e che combattono in modo nascosto, loro conducono delle battaglie invisibili, nessuno sa quello che fanno per i propri figli, per i propri famigli, per i propri mariti e per la propria libertà. Quindi è a loro che vogliamo dedicare questa mostra, a queste donne che perseverano, che continuano a battagliare per gli ideali e per renderci ancora più libere, per rendere ancora la nostra vita più dignitosa. Quindi ci auguriamo che questo scopo sia stato raggiunto. È una piccola riflessione, la facciamo soprattutto per Giusy Armato, è una donna, era una donna che faceva politica come noi. La prenderemo come esempio durante questo nostro mandato. Ci auguriamo di poter lavorare bene ricordandoci di tutte le battaglie che lei avrebbe voluto fare, di legalità e di trasparenza, ma che non le sono state consentite, perché uccisa barbaramente la notte in cui si è insediata, la notte in cui, del giorno in cui aveva prestato il giuramento come sindaco di una cittadina del Messico. E a lei che mi piacerebbe che tutte le donne si ispirassero, tutte le donne che hanno scelto di fare politica. E mi auguro che, come dicevo nel saluto introduttivo, che insieme possiamo contribuire ad avere un mondo migliore. Grazie. Grazie a voi.